Hi guys, what's up? Assalamu alaikum. Allora, ci troviamo all'Expo e finalmente abbiamo raggiunto il padiglione della Palestina, che ve lo faccio vedere, spero che si veda. Eccola la Palestina là in fondo, lo vedete? Bene, bene, bene. Inshallah, sono le ore 18:20. Tutte Palestine. Ragazzi, vi faccio vedere un po' di gente. What's up guys? La Mary Morlo versione araba. Ah beh, saluti loro. Come stai, Abir? Come stai? Belgio, assalamu alaikum. What's up, alaikum. Ragazzi, portare la bandiera è stata la cosa migliore che potevo fare. Bravo, che taglia! Sì, lo so. Ci taglia! Allora, mettiamo la bavaglia. La bavaglia. Ah, bello! Guarda che bello che è sto qua. Da dove sei, fratello? Ciao! Sì, pakistani, Anna pakistani. No, mashallah, mashallah. Sono giapponese. Mashallah. Essia. Allora, ragazzi, meglio così, vi vedete tutti almeno. Perfetto. Sì. Yeah, buddy. Oh, ragazzi, ci troviamo qua al padiglione della Palestina, tutti riuniti a vedere, diciamo, il concerto di Mohamed Assaf. Grazie all'Associazione Urba delle Nazioni Unite che ha creato questo evento all'Expo di Milano. E... yeah, buddy. Guardate, ragazzi, allora, da quella parte lì ci sarà Mohamed Assaf che farà il concerto. Allora, Walim, non so dove, forse su Facebook, non lo so. No, ti ho visto da qualche parte su Facebook. Tu dici? Ragazzi, vi presento tutti qua per Mohamed Assaf, guardate. Salutate. Ciao. Okay, Lala salutare, non è haram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. No, dimmi dove ti ho visto. Allora, ragazzi, dobbiamo aspettare ancora una mezz'ora. Sto parlando. Allora, sto dicendo. Sei arrivata. Alhamdulillah. Io sono venuta perché me l'hai detto tu. Giura? Avete visto? Le mie pubblicità funzionano, quindi... Devo andare a prendere la foto. Ok, vai. A me però non l'hai detto. Ma perché dovresti comunque sapere le cose, devi seguire la pagina. E comunque niente, ragazzi, Mohamed Assaf è già arrivato, lei è su, diciamo che sta mangiando. Posso andare? No, è il mio telefono, bene, puoi guardare. Scusa. Io prendo una confidenza col telefono. Allora, vi spiego in poche parole. Diciamo che Mohamed Assaf in questo momento è in conferenza stampa. E comunque sinceramente ci sta mettendo veramente ansia. Io sto tremando. Lei sta tremando, io sono in ansia sinceramente. E l'ambasciatrice palestinese è stata gentilissima a darci l'opportunità. Vi giuro, si è seduto qua. Anche io. Portato lì. Eccolo qua, ragazzi, purtroppo eccolo qua, potete vedere come sta scendendo, lui gli sta venendo dietro, punto e fine. Aspettiamo. Assaf ha finito di cantare, la gente ha cominciato ad andare via, lui è andato su e la gente sta andando a donare, sta aiutando i profughi della Siria e Palestina, che Assad è ambasciatore del Comitato Nazionale di UNRWA, Italia, delle Nazioni Unite, e niente di che, siamo quasi alla conclusione della serata, vorrei un attimo avere l'occasione sinceramente di scambiare due parole con Assaf, se sarebbe possibile. Ora sono in attesa di una conferma. Siamo tutti qua, adesso vi faccio vedere perché i ragazzi sono. Scusami, fratello, qua sono tutti, guardate, in fila per... in cerca di una foto con lui. Come potete notare, guardate che casino. Allora, anche la zia qua in attesa, no,
non è in attesa, è arrabbiata. Che qui vuole fare? Allora, adesso vogliamo la foto con SF. Vuoi una foto con SF? Hamza Yoro, mi date 5 euro. Tipo, non lo so. Free Palestina, come il Palestina. È sempre libero nei nostri cuori. Bravo. Bravo. Ciao, mi saluto, presento una sorella. Su YouTube. Era prima dietro in coda, ha fatto foto di niente. Adesso mi sono ricordato. Non ho capito. Mi sono ricordato di te. Adesso. Bene, bene, bene. Meglio tardi che mai, guarda. Sì. Qua, lui sta parlando direttamente con Mohamed Assaf al telefono, gli sta dicendo che fra poco lo vede e lo porta su. Ok, dai, andiamo, andiamo, andiamo. No, no, non voglio prendere botte, lascia stare. E niente, niente. Fratelli, salutate. Esatto. Ok, ok. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Anche la zia sta aspettando Mohamed Assaf. Ah, lei la zia. Dov'è la zia? Zia, saluta. Ok, perfetto. Ma zia in zia. Yala, yala. Niente ragazzi, sono tutti qua in attesa. Lui è arrabbiato perché Assaf non ha voluto fare una foto con lui. Ma fratello, non ti preoccupare, ci metto una buona parola, facciamo una foto insieme. Dimmi. Ci facciamo un selfie, veramente. Vuoi fare un selfie? Ya Leji. Yala, selfie. Selfie. No, no, io lui. Ah, ok. Selfie. Hi guys, what's up? Assalamu alaikum. Ci troviamo direttamente. Grandissimo, ci becchiamo, bravo. Ma io sono due selfie. Ma ragazzi, qua in realtà loro sono in coda per fare selfie con me, non con Assaf. Ok? Ma lo so, le foto le stanno facendo più con me che con Assaf, ragazzi, lasciate stare. Il prossimo Shah Rukh Khan sono io. Sta facendo il playboy, raga, lasciatelo andare. Haram, haram, haram. Playboy. Ai, 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 ai. Oh ragazzi, ascolta, anche tu non ti puoi spiegare. Shuya, Shuya. Ah, io va. Stai. Tutto bene. Di dove sei te? Palestinese. Palestinese, mashallah. Devo mandare un messaggio al Quando? L'ho scritto su Facebook. Ti ho risposto? Sì. Ok, per fortuna. No, perché a volte mi sento le parole e tu non rispondi mai. Ah, dura i tuoi video, mi fa piacere, grazie mille. Cosa con l'offere? Fortunatamente, dopo una bellissima attesa, allora ragazzi, eccoci qua, dopo il grandissimo evento che è stato organizzato al padiglione della Palestina, ci troviamo con il carissimo fratello Mohamed Assaf. Assalamu alaikum. Benvenuto nel video Burhan videoblog. Fik fi videoblog da Burhan Lokman. E prima di tutto vorrei chiederle come sta. Alhamdulillah. E cosa ne pensi di questo evento che hanno creato? Come si fa a fare il maharajan che hanno fatto? Wallahi, mashallah, è un shaykh rareh. Sarah, il jam'a hadi kanat min ajl il tabarru' ila al-UNRWA li bitsa'id il-lajin al-Falastinin fi Gaza wa fi Ukraine li yarawk. Capito. E volevo chiederle, sinceramente per me è un grande onore comunque parlare con lei, perché non me l'aspettavo che mi invitassero e mi chiedessero di fare il video per questo evento che hanno organizzato. Come c'è l'effetto che hanno parlato معك انه ما كان اصلا متوقع انه يقدر يحكي معك يعمل لك هذه المقابله ومبسوط جدا يعني بوجوده معك. Mi too. Grazie mille. E vorrei soltanto dire che una volta io ho fatto un video dedicato con la sua musica, mi sono legato davanti all'arena con scritto con la bandiera della Palestina, mi sono scritto sono palestinese. Per il mondo non mi riconosce, se tu mi riconosci abbracciami. E c'era tantissima gente che mi abbracciava considerandomi palestinese con la sua musica. E ha fatto un effetto, tantissima gente ha apprezzato, ha visto che quanta gente vuole bene e ama la Palestina. هو عمل فيديو عن حاله هو لابس بلوزة فلسطين وحاطط اغنيتك ومكتوب عليها انا فلسطيني اذا بتعترف فيه اعبطني فاجوا هو فاجوا اجوا ناس جدا 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 يعني قلوا ان انا شفتها على الفيسبوك ولدي جيكا لا فيستا موتو فيليتشي كتو لاي فات davvero بارك الله veramente mi fa piacere che lui ha visto il mio video giuro veramente والله بارك الله فيك يقول لك ان هو سعيد جدا انه انت شفت الفيديو تبعه وصرت الفيديو تبعه
انا شفته ونشرته على فكره عندي. هو لولا فيستو era anche pubblicato. Ah, non aspettavo, cavolo. Ci ho messo un commosso. بس حلو تذكرته. هو عمل لما حط انا فلسطيني وحط هيك بالضبط هيك مضبوط وقال في فيرونا مدينه ايطاليا حطها وكسرت الناس كلها اعترفت فيه وقدرت تعبطه. Cosa è che ha detto? Lui ha detto che la vista è stato molto molto contento per questa tua iniziativa, perché ha visto come tu l'hai fatta nella strada, davanti all'arena, e come tutta la gente ti ha riconosciuto, diciamo. Comunque io non vorrei rubarti altro tempo perché so che hai da fare. Ti saluto e se vuoi lasciare qualche messaggio ai fratelli che riguardo che aiutare sempre a donare per i profughi della Palestina Siria. E basta. وما بدي أخذ من وقتك أكثر من هيك وبتشكرك جدا على المقابلة ويسألك تعطي مسج إحنا عن أسم شباب فلسطيني شباب فلسطينية بإيطاليا تعطيهم مسج عن الأونروا والتبرع وعن إخواننا في فلسطين وما ننساهم. يعني خليني أقول إنه أنا بعمل مع اليونايتد نيشن وبالتحديد مؤسسة الأونروا اللي هي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. بدي أقول للشباب اللي خليني أحكي في إيطاليا بتمنى منهم إنهم يدعموا الأنشطة الإنسانية اللي بتكون فيها الأونروا. هاي الأنشطة وهي التبرعات كلها بتذهب للناس اللي لأهلنا واللاجئين خاصة في غزة. بتعرف إنه أهل غزة مر عليهم 3 حروب خلال أقل من 6 سنوات. آلاف الشهداء، آلاف الجرحى، في عندهم بيوتهم مهدمة لحد هاي اللحظة ما انبنتش، احنا بدنا نشارك في إعادة إعمار غزة وإنه نساعد هدول الناس اللي هلا الشتاء جاي، وزي ما احنا أنا حكيت للناس برا إنه احنا كنا لابسين جاكيتات مدفين، بس أهلنا في غزة وأهلنا في مخيم اليرموك اللي هربوا بسبب المشاكل والحروب، ما هلا هم بدون مأوى، بدون أواعي، بدون بطاطين. احنا بدنا نحاول ندعم عن طريق الأونروا انه احنا نوصل لهم هاي المساعدات. بتمنى من كل اهل الخير انهم يقوموا بذلك ان شاء الله. ان شاء الله mi traduci dopo perché sarà un discorso lungo. Comunque noi concludiamo il video salutando e ci alziamo un attimo dal padiglione della Palestina all'Expo. È tutto. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dopo l'incontro della Palestina con Mawada Sapa, ragazzi, vi presento una persona un po' conosciuta. Ragazzi, bella settimana. Tipo un videoblog, vi saluta, la serata finisce. Yeah, buddy.